Nasce tutto dalla mia cara mamma, che un po' di qualche magagna ce l'aveva, però era anche un pochino ipocondriaca, mia madre, non io. Quello è bello che dicono che io sono ipocondriaco, ma l'ipocondriaca era mia madre, non io. Mia madre aveva un bellissimo comò, che però aveva un castello di medicine che era impressionante. Allora si andava dalla medicina, molte erano le prime benzodiazepine, c'era il Serpax, l'Anziolin, l'Amosedil, il Paxin, il vecchio Neurobiol. E a un certo punto, sì, poi fu tolto, c'era il barbiturico dentro. E, insomma, quindi queste medicine mi attraevano. Arrivò un giorno che volli provare una medicina e provai il Paxin. Lo presi senza dire niente, perché vedo che mamma lo prendeva prima di andare a dormire. Lo presi e aspettai, ma non vede niente. A un certo punto mi è partita una tachicardia, perché ha avuto un effetto paradosso. Quindi praticamente è stato un disastro, una tragedia. Da quel comò, con quelle cose, praticamente sono entrato un pochino nell'ordine del farmaco, delle cose. E ne prendeva anche tante mio padre, che è sempre stato non ipocondriaco, ma c'ha gli acidi urici, c'ha problemi di calcoli, aveva cistifellea e c'aveva, insomma, qualche magagna c'era. E quindi nasce un po' dentro casa i grandi discorsi di mia madre al telefono con le amiche. Sai chi è morto? Il povero Peppino. Sai chi sta male? La povera Elena, l'hanno aperta, l'hanno richiusa. Sai chi c'ha una cosa non bella al polmone? È il figlio di Pietro, ma l'hanno trovato. Insomma, era. Quindi a forza di sentire queste cose qua io sono entrato in un ambito di così. Di farmaci, di diagnosi, di tragedia anche in qualche maniera. Quindi la medicina. Però mi ha sempre attratto. Perché casa nostra era molto frequentata da medici, ma medici di altissimo livello, Valdoni, Stefanini, tutti amici di mia madre. Quindi sentire parlare loro mi coinvolgeva. E da giovanissimo pensavo che sarebbe stato per me una bella soddisfazione diventare o un pediatra o un geriatra, cioè andare verso le categorie più fragili, i bambini oppure gli anziani, mi sarebbe tanto piaciuto. Poi invece la vita ha scelto un'altra strada e ho preso quella. Mia madre ha scelto un'altra strada, dandomi un calcio nel culo e dicendomi: ma vai a debuttare a quel teatro, se poi ti va bene e ti andrà bene, un giorno mi ringrazierai. E nacque così, perché io non pensavo minimamente di poter fare questo lavoro, mi sentivo inadeguato, mi sentivo impreparato ad affrontare una platea. Vedevo mio padre che faceva le conferenze per 100, 150, 200 persone, mi sembrava una cosa tremenda. Io dico: non potrei mai fare il lavoro di papà, mai. E poi invece vedi la vita, poi alla fine ti porta a dover cambiare i tuoi programmi. Però è anche vero che lui è uno dei miei medici. Cioè io quando sto male, io chiamo il medico di base, però subito dopo, per verificare, chiamo lui. E tante volte il medico di base, quando io gli ho detto: ma un mio amico mi ha detto, chi, perdonami, sì, mi ha detto quest'altro farmaco, te che dici? Questo farmaco che ha detto perdono è più nuovo, quindi li sa più lui del medico di base. C'è anche gente che dice: no, siccome un mio amico mi ha detto che Verdone, sì, se faccia curare da Verdone, lo manda via, tipo il mio amico Fioretti. Vabbè, ma stai a mano talmente a un medico talmente disastroso che è veramente, insomma, sono contento di averlo seguito io. Insomma, non ho capito. Un giorno si presenta, tra le mille cose che gli sono capitate, si presenta e mi dico: cos'è che sa prendere l'antivirale? Dico: che c'hai? C'è il fuoco di Sant'Antonio.
che poi sarebbe l'herpes. Dico, ma dove? Tra i nati che hanno. Questa cosa ha messo un attimo una pulce sulle orecchie, ma non viene nei nati che è il fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio che viene dalla schiena, viene da davanti, sullo sterno, può venire in altre parti, ma quella parte là è molto, molto, molto difficile. Allora a un certo punto dico, ma e che ti hanno fatto questi antivirali? Niente, continui a piarli, ma non mi fanno niente. Scusa, ti gratti? Da morire, cosa? A notte proprio mi scarnifico proprio perché non riesco a dormire. A quel punto ho avuto un'illuminazione. Ho detto, ce l'hai proprio, c'è proprio due tondi, nati interno, nati a destra e dentro, nati a sinistra. C'è anche un pochino sotto linguine, sì, sì, anche là, se sta arrivando proprio dove stanno nelle palle, cioè. A quel punto io ho detto, fermiamo se davanti a sta farmacia, vieni, travo corto per favore. E lui dice, che me dai? Te do la medicina giusta, e mi dia anche il trossit, polvere, ma che è? C'è una micosi, Ernè, come una micosi? Ma sta pure a quanti vedali, è una cazzata, sbagliato. C'è una micosi. Senza che te lo guardo, ma fidati. Allora, la sera lui si è sciacquato, mi ha seguito. Il secondo giorno, la sera, mi è stata telefonata. Aga, io ti ringrazio. Era veramente una micosi. Mi sta a tornarsi a sedere come quello di un ragazzino. Grazie, ga. Io ti ringrazio. Questa è una stupidaggine, non risolto altro più complicato, vabbè, comunque, vabbè. Anche per telefono, perché mi ricordo che Locascio, che era a casa mia una sera, c'aveva un raffreddore stranissimo, e dico, ma che c'hai? Dico, non lo so, sto male, sto raffreddore non mi passa, sono mesi e c'ho il raffreddore. Aspetta un attimo, chiamo lui. Io, Carlo, qui c'è un'urgenza, ti faccio parlare con Locascio. Gli passo Locascio. Spiega, io devo capire, devo spiegare. E lui gli dice che cosa c'aveva. E lui gli dice, c'hai una rinite. No, c'è una cosa all'erice, curata con un Zyrtec, l'antistaminico più stupido del mondo. L'abbiamo curata con un Zyrtec, è andato via tutto, è andata via la congiuntivite, è andata via il corpo. Cioè, ma è efficace. Ve lo consiglio. Ce l'abbiamo curata. Sì, sì.